Nella sesta di ritorno pareva un compito arduo e quasi proibitivo quello che attendeva il BC Lucca nella tana della corazzata Virtus Siena, che finora ha dominato incontrastata al girone B della Conference Nord-Ovest di B Interregionale di Basket. Eppure c'erano state le avvisaglie per una partita più incerta di quanto si potesse pensare. E così è stato, anzi Lucca ha imposto il proprio gioco ad una velocità e un ritmo che alla distanza hanno annichilito la capolista. Una probante e clamorosa conferma di quanto visto e ammirato pochi giorni fa contro il Cecina, altra corazzata che si è sgretolata sotto i colpi di Barsanti e compagni. La cronaca del match parla di un BC Lucca, bravi con lode, che si fa valere tanto da chiudere il primo quarto sul 10-20. Ciò scombusso le piani della squadra di coach Lasi, che tuttavia reagisce, tanto che all'intervallo lungo c'è quasi perfetta parità. Per la serie abbiamo scherzato, mica vero, nel terzo quarto si procede sul piano del punto a punto, ma nel finale Lucca compie il suo capolavoro dimostrando freddezza e condizione fisica. A lungo decisivo dei biancorossi che sbancano con pieno merito e si esaltano nella tana della prima della classe, 62-74 per un BCL che gioca di squadra con quattro elementi in doppia cifra. E domenica prossima al Palatagliata arriva lo Spezia, che in classifica affianca il sesto posto a quota 18, lo stesso BCL e l'Olimpia Legnaia. Nel turno infrasettimanale i Liguri hanno travolto il Serravalle, ma questo BC Lucca pare baciato dallo stato di grazia e in grado di regalare un magnifico e clamoroso tris di vittorie in una settimana che sarebbe a dir poco esaltante.